La storia della più grande speculazione immobiliare che si ricordi a Savona nasce sulle ceneri dell'ex Italsider, una fabbrica decotta, ceduta a un gruppo di imprenditori senza scrupoli che l'hanno rilevata, dopodiché ne hanno pilotato il fallimento per realizzare sulle aree occupate da quella fabbrica una speculazione immobiliare che si è poi concretizzata in quello che vediamo oggi, nello scempio della Torre Bofill e del Crescent. Questi imprenditori avevano ovviamente buone entrature nei palazzi della politica, avevano buone entrature nel sindacato, erano in affari con le cooperative rosse e questo sistema di potere aggregato è riuscito nello spazio di 10 anni a realizzare il suo intento, cioè quello di speculare ignobilmente su aree che da industriali, grazie alla compiacenza dei politici, sono state trasformate in aree prima turistico-residenziali e poi residenziali. Io voglio solo farvi notare che se voi passate la sera dalla Torre Bofill vi accorgerete che di 50 alloggi, quanti saranno più o meno disponibili, ce ne sono solo un paio occupati, forse 3 a dir tanto. Del Crescent non so niente, vi basta vederne l'impatto terrificante che ha sulla Darsena. Mi basta solo farvi notare che se voi andate a prendere un aperitivo alle 5 del pomeriggio in Darsena non c'è più il sole, mentre una volta il sole c'era sino alle 7, 7 e mezzo di sera. Ci furono quindi trattative sottobanco, ricatti di vario genere, ricatti politici, io presumo, spero che si siano limitati ai ricatti politici, che alla fine acconsentirono alla realizzazione, all'approvazione di questo piano urbanistico e quindi diedero il là poi all'intera operazione. Fu un'approvazione trasversale, centrodestra, centrosinistra, d'accordo, ripeto, è un'operazione che ha accontentato tutti, salvo il fatto che non ha fatto gli interessi della comunità, quindi gli stessi consiglieri che hanno votato a favore hanno ubbidito a ordini di scuderia, ma non hanno rispettato l'interesse della collettività. Una delle obiezioni che mi fece all'epoca il regista insieme a Canavese di questa operazione immobiliare, che è l'ex sindaco Carlo Ruggeri, fu proprio questa. Mi disse: ma tu preferisci dei capannoni abbandonati a un palazzo? L'obiezione aveva un senso. Io preferisco un progetto compatibile con l'ambiente e il Crescent è evidente a tutti che non è un progetto compatibile con l'ambiente. Io posso solo dirvi che il piano regolatore che è stato approvato è un piano regolatore svuotato di qualsiasi interesse, perché tutto il cemento che si doveva fare è stato fatto prima dell'approvazione del nuovo piano regolatore. Tenete presente che tutte le operazioni immobiliari di cui abbiamo parlato sino adesso, quelle del Crescent e del Bofill, di Bofill sono state fatte in variante al piano regolatore, quindi aprendo dei varchi nelle leggi urbanistiche. Non esclude che ci siano persone a cui una torre lì che schiaccia la torretta possa anche piacere.